pettorale sarà sempre caricare con le spalle, colpire con le braccia, perché questa parte qua mi rimane morta. Se invece io penso a lavorare con la schiena e rilassare la schiena, di fatto la mia schiena si rilassa solo dopo, il mio petto rimane centrato e la mia postura è sempre dritta. Ok? Quindi qualsiasi cosa succeda, che l'arma mi cada, la mia postura è dritta, non dovrà mai succedere questo. Tanto più se il mio compagno lavora a colpire il gioco. Non facciamo niente. Iniziamo a lavorare a coppie. La struttura è importante. Allora lì torniamo alla tecnica mani nude. Tutte le volte che vengo colpito devo ammortizzare sulle gambe. Perché ammortizzo sulle gambe? Perché il mio corpo non continua ad andare avanti dopo il colpo. E ritorniamo al discorso di stamattina, non so se arrivate ai collegamenti, giusto? Tutto quello che mi viene dato contro lo devo saper dirigere sul mio centro di gravità, sfogare a terra. Se invece, quando entro al suo corpo, la mia idea è avanti, tutto questo non lo riesco a fare, il mio corpo viene concesso. E questo è un errore. Anche la difesa è un altro allenamento, non è solo l'attacco. Okay? Quindi dobbiamo stare attenti su questa cosa. Ora, come si può allenare questa cosa della schiena? È molto semplice, un trucco è giocare sulla biomeccanica. Uno, devo essere in grado di venire su. Se sono avanti, mi fa male subito il ginocchio con una postura strana. Se io invece riesco a venire sul comodo, allora qua riesco a studiare se il mio baricentro è equilibrato. Ok? Provate, liberi, forza.